Vangelo 11 aprile, domenica. Ciao, bentrovati al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Questa è una domenica speciale, è una settimana dalla domenica di Pasqua. Si celebra la domenica della Divina Misericordia. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un racconto intenso e ricco, gli spunti sono tantissimi. Gesù che appare ai discepoli e porta ripetutamente questo invito alla pace. Pace, questo bellissimo dono, la pace sia con voi. E poi la missione, ma una missione grandissima ci affida Gesù. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Abbiamo ricevuto da Gesù la sua stessa missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il dono dello Spirito Santo che ci introduce poi a questo cammino che abbiamo cominciato dopo la Quaresima, non solo verso l'ascensione ma anche verso la Pentecoste. E poi l'esperienza di Tommaso, come non pensare a questa esperienza bellissima di Tommaso, alla sua incredulità, ma allo stesso tempo anche alla sua professione di fede: «Mio Signore e mio Dio». La grande incredulità di Tommaso
è di grande aiuto in realtà alla nostra stessa incredulità. Beati coloro che crederanno anche senza aver veduto. Noi senza aver veduto, anche grazie alla incredulità di Tommaso, abbiamo avuto anche la possibilità di una verifica concreta, proprio se non metto le mie mani, se non tocco le sue ferite. Tommaso l'ha fatto per noi. E allora anche la conclusione, alla conclusione voglio dedicare una parola, perché è bellissima anche questa. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. L'importanza dell'ascolto e del credere e dell'accogliere la parola del Signore, perché così abbiamo la vita nel suo nome. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ti auguro di cuore una buona domenica. E se questa sera hai tempo, mi fa piacere, ci possiamo trovare alle 8 per ascoltare insieme il Vangelo di Luca e continuiamo con la lettura, un capitolo alla settimana. Ciao, buon proseguimento di questa domenica. Abbi cura di te.